Ciao a tutti, io sono Claudia e con me vedremo un attimino quali sono gli adempimenti da fare subito dopo ottenuta l'abilitazione. La prima cosa da fare in assoluto è sicuramente l'iscrizione all'Ordine dei Medici. Ogni ordine dei medici ha la sua, tra virgolette, modalità. Quest'anno, vista l'emergenza Covid, sono state abolite sia la tassa regionale di iscrizione sia la quota di iscrizione all'ordine, però le varie modalità le potete trovare sui vari siti, internet di ogni ordine. Informatevi anche se presso, il vostro ordine dei medici, quello a cui avete intenzione di iscrivervi, sono previsti anche degli sconti per l'iscrizione, per i neo iscritti anche negli anni successivi al primo. Altra cosa che avviene sostanzialmente in concomitanza all'iscrizione all'ordine è l'iscrizione all'ENPAM, che è l'ente previdenziale per i medici, è la nostra cassa previdenziale obbligatoria, quindi l'iscrizione è automatica, entrate automaticamente nelle liste dell'ENPAM, però bisogna poi ottenere le credenziali per accedere al sito. E fondamentalmente queste credenziali possono essere fatte in due modalità, tramite la registrazione tradizionale o tramite la registrazione agevolata. In entrambi i casi vi verrà comunque inviata la prima metà di una password via mail e la seconda metà successivamente via posta. Altri adempimenti burocratici. Sicuramente se avete intenzione di fare sostituzioni di medicina generale o del pediatra libera scelta oppure iniziare a fare le guardie mediche, ex guardie mediche perché attualmente si chiamano continuità assistenziale, dovete richiedere il codice regionale. Il codice regionale vi viene fornito dall'ASL. Una volta che voi avete o la richiesta di una sostituzione da un collega di medicina generale oppure avete l'incarico da un'ASL per la continuità assistenziale. Mi raccomando, il codice regionale va posto sulle cosiddette ricette rosse e quindi va pertanto fatto un timbro apposito come nell'esempio. Altri adempimenti burocratici sono sicuramente le credenziali del sistema della tessera sanitaria, quelle del sito IMSS e poi eventualmente una PEC. La PEC ve la consigliamo perché fondamentalmente è molto utile, soprattutto quando bisogna partecipare ai bandi di gara, per esempio per presentare la domanda per la graduatoria della continuità assistenziale. Avere la PEC vi permette di non dover mandare i moduli in via posta e fare tutto in maniera telematica. Spesso l'Ordine dei Medici offrono la PEC in convenzione che per i primi anni è gratuita. Per quanto riguarda le credenziali del sistema tessera sanitaria, sono fondamentalmente le credenziali che vi servono per fare due cose. Intanto i certificati di malattia INPS per tutti quei lavoratori che sono dipendenti e inoltre vi permetterà poi anche di caricare le fatture che avete fatto ai pazienti una volta che avete riscosso, per esempio, un certificato tipo invalidità civile, anamnestico, patente. Una piccola puntualizzazione, le credenziali del sistema tessera sanitaria possono essere date praticamente a chiunque sia iscritto all'ordine dei medici, quindi a tutti i medici convenzionati, medici di medicina generale, a tutti i medici dipendenti dell'ospedale e poi appunto a tutti i liberi professionisti. Quindi non vi fate ingannare quando siete in sostituzione se qualcuno vi dice ma il dottore ha detto che lui non hanno le credenziali, non è vero, eh? Le credenziali le possono avere tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici. Questo è il sistema tramite il quale si accede, vedete si può accedere in varie modalità, le credenziali che vi fornisce l'Ordine dei Medici servono per questo tipo di accesso e fondamentalmente lo username sarà il vostro codice fiscale. Le credenziali RUPAR sono un altro tipo di credenziale che vi serve per poter fare la ricetta dematerializzata. Quando siete in sostituzione, infatti, assolutamente non si può dematerializzare con l'account del medico che sostituite, perché sennò è sostituzione di persona, è un reato. In caso non foste in possesso delle credenziali RUPAR, non importa, però siete obbligati a stampare tutto in rossa e a non poter dematerializzare. Tra l'altro, un piccolo appunto per l'era Covid, vivendo, vi consiglio caldamente di prenderle le credenziali RUPAR perché al momento questo vi permette anche di inviare il promemoria, che sarebbe questo qui bianco, via mail o via SMS, praticamente in quasi tutte le regioni d'Italia.
Un'altra cosa di cui vi dovete dotare, perché altrimenti se non ne siete dotati e viene un paziente che richiede questo tipo di farmaci, è il ricettario per i farmaci stupefacenti. È un ricettario apposito che assomiglia a quello rosso, ma non lo è. È un ricettario fatto in triplice copia. Anche questo ve lo fornisce l'ASL e deve essere utilizzato per dei particolari farmaci. Le credenziali dell'INPS. Allora, le credenziali dell'INPS servono invece fondamentalmente per redigere tutte le certificazioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile, oppure anche varie certificazioni annesse, per esempio per lo stato di gravidanza, per avere una serie di benefit. Spesso i pazienti quindi vi potrebbero venire a richiedere delle certificazioni. Ora, se state facendo una sostituzione breve, poco male perché sono certificazioni che può fare anche il collega titolare dello studio al rientro, però se state facendo sostituzioni lunghe non si possono rimandare più di tanto questi adempimenti e quindi vi conviene averle. Le credenziali dell'INPS non sono necessarie o comunque basta soltanto un'abilitazione se avete uno SPID di secondo livello che è l'identità digitale, a quel punto basta andare all'INPS e chiedere che la vostra utenza SPID venga abilitata anche come medico. Inquadramento giuridico. Allora, veniamo alle dolenti note della fiscalità in medicina. Allora, fondamentalmente, giusto per orientarsi un pochino meglio, come possono esercitare la loro professione i medici? In un ospedale a tempo pieno, quindi come medici dipendenti, in un'attività mista, come liberi professionisti o in un ospedale associato. Ovviamente, quello che ci riguarda è il medico libero professionista, che è quindi quel medico che esercita la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione. Come si fa quindi per avviare l'attività di medico lavoratore autonomo? Fondamentalmente bisogna aprire la partita IVA, che altro non è che un numero, quindi una serie di cifre che proprio identifica in maniera univoca come contribuente, e questo lo potete fare tramite una comunicazione telematica da inoltrare all'Agenzia delle Entrate. Va fatto entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività e si può presentare o telematicamente in maniera autonoma o telematicamente tramite un professionista abilitato oppure recandosi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Questa è la dichiarazione che dovete presentare, va compilata in ogni sua parte e trasmessa tramite il portale appunto fisicamente in agenzia. I regimi fiscali. Allora, i regimi fiscali in partita IVA sono fondamentalmente due. Quello di cui noi ci occuperemo è il regime forfettario. Del regime ordinario non ne parleremo nemmeno, anche perché fondamentalmente è caldamente sconsigliato aderire al regime ordinario proprio per un discorso di onerosità del regime, quindi tanto vale a quel punto non aprirla la partita IVA. Fondamentalmente, una volta che si apre la partita IVA, noi la apriamo come medici sanitari, come personale sanitario, e questa attività corrisponde a un codice Ateco specifico che poi verrà riportato nelle banche dati delle Camere di Commercio, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Anagrafe tributaria. Parliamo quindi di che cos'è questo regime forfettario. È un regime che è stato istituito già dal 2015, le grosse modifiche sono state apportate nel 2016. Ogni anno ci sono sempre delle piccole novità su questo regime forfettario. Diciamo che quelle più importanti si sono viste negli ultimi 2 anni. In particolare, il forfettario del 2019 ha alzato il limite degli introiti per rimanere all'interno del regime agevolato a 65.000 euro. Il regime forfettario 2020 ha diciamo, esteso un pochino i limiti. Fondamentalmente, bisogna avere ricavi entro 65.000 euro, non si possono sostenere spese per collaboratori entro 20.000 euro e non si può avere un concomitante reddito da lavoro dipendente fino a 30.000 euro. Questa piccola specifica la faccio, in particolare del lavoro dipendente, perché può essere interessante laddove poi un domani entriate al corso di medicina generale, perché la borsa del corso di medicina generale è come un lavoro dipendente, un contratto di dipendenza con la regione, però ovviamente non supera i 30.000 euro, quindi né cumula con il reddito libero professionale, che farete con la partita IVA in eventuali sostituzioni mediche, né vi fa uscire dal regime forfettario perché appunto non supera la soglia imposta. Il regime forfettario fondamentalmente è un regime particolarmente semplificato, dove sostanzialmente con un coefficiente di redditività di ricavi e compensi che è abbinato all'Ateco, e in particolare per i medici è del 78%,
viene praticamente tutto calcolato in base alla redditività e non viene riconosciuta quindi la deduzione analitica dei costi e delle spese. Intanto, per intenderci, quindi non sarà una partita IVA con cui potrete detrarre delle spese. Fondamentalmente è chiamato forfettario perché questo reddito non vi porterà a pagare ogni tipo di imposta esistente, ma ci sarà un'imposta sostitutiva cumulativa di tutte le altre. Oltre al fatto che ci sono una serie di adempimenti semplificati, per esempio verrete esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, non ci sarà la ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e non ci sono gli studi di settore, cosa invece a cui tutti gli aderenti al regime ordinario sono assoggettati. Chi può accedere al regime forfettario? Tutti quei soggetti che nell'anno precedente abbiano avuto ricavi e compensi inferiori a 65.000 euro e fondamentalmente per avvalersi di tale regime bisogna optare per tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, anche se l'Agenzia delle Entrate sostanzialmente ha detto che se uno non lo specifica in base ai diciamo i comportamenti alle dichiarazioni del contribuente, anche se non specificato, se rientra nel forfettario viene dichiarato, considerato come tale. Chi sono esclusi dal regime forfettario? I regimi speciali dell'IVA, che però non ci riguardano, società o associazioni professionali, chi controlla direttamente o indirettamente l'SRL, oppure chi ha un rapporto univoco con uno specifico datore di lavoro. Sono tutte comunque possibilità che sostanzialmente nell'esercizio della libera professione non ci riguardano. C'è un'altra ottima cosa, che invece questa ci riguarda da vicino, che è i contribuenti startup. Fondamentalmente, per chi intraprende una nuova attività, il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 5% per 5 anni. Cosa vuol dire? Che fondamentalmente non si paga il 15% del 78, che è diciamo, l'imposta sostitutiva Ateco, ma si paga il 5 del 78, quindi fondamentalmente c'è una riduzione delle tasse che verranno pagate. Per avere però l'applicazione del contribuente startup non si deve aver esercitato nei 3 anni precedenti un'attività professionale o di impresa, l'attività non deve essere una prosecuzione di un'attività precedente. E ovviamente non si devono avere negli anni precedenti superato i limiti dei ricavi e dei compensi previsti dal regime forfettario. Quindi fondamentalmente se uno aveva un lavoro di ambito sanitario o parasanitario e si sono superati i limiti dei 65.000 euro, non è possibile aderire come contribuente startup, ma si va nel regime forfettario al 15%. Si è quindi esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture, dall'obbligo di versamento dell'IVA e di dichiarazioni e comunicazioni periodiche dell'IVA, dall'obbligo di tenuta dei registri dell'IVA, dallo spesometro e vabbè, da vari altri adempimenti che riguardano invece il regime ordinario. Siamo invece obbligati a conservare e numerare le fatture di acquisto, conservare e numerare le fatture di vendita, presentare un elenco riepilogativo degli acquisti che devono essere obbligatoriamente intracomunitari, quindi non dobbiamo fare acquisti con la partita IVA che siano fuori dalla comunità europea, altrimenti si esce dal regime forfettario, e vanno ovviamente certificati corrispettivi con il rilascio di una fattura. Gli adempimenti fiscali, quindi fondamentalmente bisogna conservare tutti i documenti ricevuti ed emessi. Non siamo soggetti all'IRAP e siamo esclusi dall'applicazione degli studi di settore. La fattura, questa sconosciuta, le caratteristiche di una buona fattura, adesso poi vi farò vedere anche un esempio, deve essere intanto datata e numerata in ordine progressivo, ad esempio, per esempio, prima fattura del 2020, 01-2020. Deve riportare tutti i dati identificativi del professionista e del cliente barra paziente, non ci deve essere l'addebito IVA, non ci deve essere la ritenuta, va apposta una marca da bollo da 2 euro se l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro. Inoltre, aderendo al regime forfettario, in basso va indicata la causale della mancata applicazione dell'IVA, quindi perché siamo esenti IVA. Quindi andrà scritta ogni volta la dicitura operazione senza applicazione dell'IVA, eccetera, eccetera. Attenzione perché questa piccola dicitura di anno in anno può cambiare, quindi fondamentalmente vi conviene sempre, se aprite la partita IVA tramite un commercialista, consultarlo.
Mi raccomando, inserire sempre correttamente il codice fiscale del paziente, perché poi quando si rilascia fattura, per esempio dopo una certificazione, perché poi sul sistema tessera sanitaria andranno caricate tutte le fatture fatte a pazienti per permettere loro di scaricarle e va fatto a fine gennaio dell'anno successivo. Se il codice fiscale è errato, non sarete in grado di caricare la fattura e potreste essere sottoposti a tassa. Ecco, questo è un esempio di fattura in regime forfettario. Considerate che la fattura si può fare o con un documento Word, banalmente, che scrivete voi a mano, esistono un sacco di facsimile, oppure potete comprare un bollettario. Il bollettario ovviamente è più comodo perché vi permette di redigere in una volta solo la duplice copia, perché poi dovrete trattenere voi la copia e dare all'originale, con la marca d'apollo, al paziente oppure per esempio anche al medico che avete sostituito. Come si determina quindi il reddito in un regime forfettario? Si fanno i ricavi per la percentuale forfettaria e vengono esclusi i contributi previdenziali. In buona sostanza, quello che ci riguarda come contributo previdenziale è l'ENPAM, quindi tutte le quote ENPAM. E successivamente si pagherà un unico tributo che è l'insieme di una serie di imposte diverse, ovvero IRPEF, addizionali e IRAP, nella misura del 15%. Oppure per le start-up, quindi fondamentalmente per la maggior parte di voi che iniziano a lavorare a breve, in un contributo del 5%. Ricordiamo che il coefficiente ateco di redditività è di 78. Qui un piccolo esempio dove fondamentalmente vi fa capire qual è poi sostanzialmente l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta. Quindi più o meno queste cose ve le stiamo dicendo per farvi fare un'idea, perché è bene orientarsi all'inizio del lavoro e mettere da parte un po' di soldini, perché poi da giugno a luglio ovviamente andranno poi pagati i vari F24, cioè tramite il commercialista, e quindi è bene capire più o meno di che cifre stiamo parlando. La fattura ve l'ho già fatta vedere. Ecco, una cosa fondamentale, i professionisti sanitari non hanno l'obbligo della fatturazione elettronica che è entrata in vigore dallo scorso anno e che è obbligatoria fondamentalmente per tutti, tranne che per noi. Quindi noi continuiamo ad emettere fattura cartacea. L'unica fattura elettronica che rimane obbligatoria è quella verso la pubblica amministrazione. Da questo ovviamente è esente l'ASL, per esempio, se si fanno incarichi d'ASL per la guardia medica e così via, quella non si emette fattura, ma viene rilasciato un cedolino perché siamo temporaneamente dipendenti, diciamo, anche se poi il reddito è assimilato al libero professionale. E quindi diciamo che gli unici sono rari i casi in cui si fa fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, ma vi può capitare che venga chiesto. Allora, in quel caso esistono però poi dei gestionali, dei programmi particolari che ve lo fanno fare, pagando una piccola quota annuale, vi danno il servizio di trasmissione della fattura per la pubblica amministrazione. Altro adempimento assolutissimamente necessario, che è obbligatorio, è l'assicurazione. Un altro mare magno. Allora, l'assicurazione fondamentalmente diciamo, ha tutta una serie di problematiche. Vi sottolineo due problematiche che vi consiglio di approfondire in maniera, diciamo, autonoma, che sono la legge Gelli e il doppio binario di responsabilità. Sono cose che dovrebbero che dovremmo aver visto all'esame di medicina legale, però se così non fosse, mi raccomando, andatevele a rivedere. La legge Gelli in particolare poi è quella che stabilisce comunque l'obbligo di assicurazione, non che prima non ci fosse, però diciamo sono cambiate un pochino le cose. Allora, l'obbligo di assicurazione è quantomeno necessario per i professionisti della sanità, e fondamentalmente per cosa ci si assicura? Per la responsabilità civile rispetto ai danni causati a terzi commessi con dolo o colpa grave dall'attore o dalle persone di cui egli debba rispondere per danni a cause, lesioni o morte. La polizza di responsabilità civile avviene dietro la corresponsione di un premio assicurativo che quindi terrà indenne l'assicurato per quanto oggetto dell'assicurazione. Attenzione, quindi, per quanto oggetto dell'assicurazione entro i massimali indicati in polizza al netto di eventuali franchigie scoperte. Adesso questa cosa che ho appena detto la tradurremo in qualche modo. Allora, fondamentalmente,
Quali criteri adottare per una buona scelta dell'assicurazione? Sicuramente avere un massimale adeguato, quindi diffidate da agenzie o broker che vi presentano dei massimali troppo bassi. E in particolare direi che è adeguato sicuramente a un massimale da 1 milione di euro in su. Poi, possibilmente privo di franchigie. Cos'è la franchigia? La franchigia è un qualcosa che se presente deve essere eventualmente poi pagato dall'assicurato. Quindi anche la franchigia sarebbe bene che non ci sia. Ovviamente l'intermediario che si occupa della vostra assicurazione non dovete delegarlo eccessivamente, ma vi conviene sempre chiedere la compilazione del questionario di adeguata offerta assicurativa in maniera tale da capire qual è il rischio da assicurare e centrarlo bene. Ok? E poi magari potete un attimino informarvi, individuare intermediari assicurativi che dispongano di tariffe in convenzione o che lavorino con compagnie specifiche per il rischio da coprire. Altra cosa che assolutamente vi sconsigliamo da accettare in un'eventuale assicurazione sono gli scoperti. Fondamentalmente la legge stabilisce che la garanzia assicurativa deve prevedere, e anche di questo accertatemene, una retroattività di almeno 10 anni, un periodo di ultrattività per i 10 anni successivi. E deve diciamo, essere riferita ad eventi verificatisi durante il periodo di vigenza della copertura. Un altro modo diciamo, per stipulare un'assicurazione sono i broker e gli agenti. Sono entrambi gli intermediari assicurativi iscritti al registro unico degli intermediari. Fondamentalmente l'agente opera in rappresentanza di una compagnia, invece il broker è un professionista incaricato dal cliente. Decidete voi quale preferite e quale secondo voi vi offre, diciamo, l'assicurazione migliore. Ecco, questo è fondamentalmente quello che vi dicevo che riguarda la legge Gelli, ovvero gli obblighi assicurativi. E questo fa riferimento a quando la legge Gelli era appena stata emanata e non era entrata ancora in vigore, e vedete le caratteristiche che vi ho appena detto, ovvero che la polizza deve avere una retroattività decennale ed un'ultrattività sempre decennale in caso di cessazione dell'attività, è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e l'inopponibilità delle cessazioni contrattuali, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'assicurato.